Bentrovati, ci rivediamo dopo la sosta pasquale per fare il punto un po' in Casa Foggia, visto e considerato che non lo abbiamo potuto fare nell'immediatezza del post-gara con il Giuliano. Se quello che sta andando in onda può essere definito un crescendo rossiniano, probabilmente lo capiremo soltanto a partire da domenica prossima, quando il Foggia sarà di scena in quella che è una sfida che sulla carta appare impossibile contro la super corazzata Catanzaro, che nonostante sia già in Serie B di mollare gli ormeggi, non ne vuol proprio sapere, continua a vincere, continua a macinare punti, ma soprattutto continua a segnare gol a valanghe. Questo evidentemente finisce con il mettere in grave ambascia tutte le avversarie che lo affrontano. Ecco, la gara di domenica prossima del Ceravolo ci darà anche qualche segnale in più se con l'avvento di Delio Rossi davvero è cambiata la musica da queste parti. Le premesse sono incoraggianti perché la esperienza bis del tecnico riminese sulla panchina del Foggia si è inaugurata, come ben saprete, con due successi di fila: la vittoria risicata ma meritata in riva allo stretto contro il Messina, quella più larga anche nei contenuti di Sabato Santo contro il Giuliano, partita che è rimasta in piedi, se vogliamo, per almeno un tempo, perché il Foggia è vero che è riuscito a sbloccarla subito, dunque ad indirizzarla nel verso desiderato, però poi ha dovuto subire il ritorno della formazione di Lello di Napoli, che per la verità in qualche occasione è andata vicino al pareggio, soprattutto con quella clamorosa traversa che sembrava davvero gol. Chissà che partita sarebbe stata in caso di raggiunto, in caso in cui appunto Giuliano avesse raggiunto il pari, ma il calcio è fatto di episodi. Il Foggia ha poi scampato il pericolo, la partita l'ha messa in discesa, ha prima raddoppiato, poi triplicato, e peccato soltanto che sul finire del match poi sia arrivata la espulsione di Garattoni, che priverà il Foggia al Ceravolo di uno dei suoi titolarissimi, uno di quei giocatori che in questa stagione stanno facendo la differenza. Restano segnali incoraggianti, come dicevo, sul piano della crescita della squadra allenata da Delio Rossi. Il tecnico, il quarto allenatore stagionale del Foggia, continua a ripetere giustamente che questo non è il Foggia che lui vorrebbe, come dire, assemblare, ma è normale perché ci sta lavorando sì e no da oltre 10 giorni, e quindi a livello concettuale è normale che la squadra abbia tanto da lavorare per essere indirizzata lì dove vuole il suo allenatore. Ma se il mattino, se il buongiorno si vede dal mattino, questa è una squadra che sembra, insomma, aprire il cuore alla speranza, incoraggia ad un certo ottimismo. Meglio vivere alla giornata, anche perché l'ultimo turno ha riaperto in maniera inattesa, se vogliamo, la corsa per il terzo posto. Il Foggia è soltanto ad una lunghezza dal Pescara, che è caduto rovinosamente, come saprete, nel derby dello Iacovone contro il Taranto. Alle spalle del Foggia ci sono due squadre, però, come la Zeta Picenno e il Cerignola, che di mollare non ne vogliono proprio sapere. In questi ultimi 180 minuti sarà allora lotta serratissima per raggiungere il podio. Nel frattempo, da queste parti, quello che si sta vedendo è decisamente un crescendo rossiniano. Ciao!